Elisabetta definisce Maria, che porta in grembo il figlio di Dio, beata, ma è lei in prima persona e nel sussulto del proprio figlioletto che vive la beatitudine nella vicinanza con Maria. Maria è beata perché è stata scelta e ha dato fiduciosa la propria totale e incondizionata adesione al progetto di Dio. Elisabetta gode della sua beatitudine di riflesso, per vicinanza, accogliendo lo slancio di Maria nei suoi confronti. Elisabetta ha un'emozione viscerale che corrisponde anche alla relazione, direi simbiotica, con il suo bambino nella pancia, in cui vive empaticamente la beatitudine di Maria. Forse è questa la proposta per chiunque si apra alla preghiera dell'Ave Maria alla Madonna: il contatto, l'accoglienza della beatitudine di Maria per vicinanza, per empatia in noi stessi. Maria non è stata una qualunque, ma è all'altezza di chiunque. Non è stata la prima senza essere stata l'ultima, una piccola creatura come ognuno di noi, e ognuno di noi può essere compreso dalla sua umiltà ed elevato dalla sua beatitudine, se lo vuole veramente. Ma io lo voglio veramente? Buona e santa giornata a tutti.